Sextoys, per chi ce li ha, consigli nella prima volta che si fa sesso con una ragazza, o prima fare, diciamo, sesso in maniera normale e magari riutilizzarli da una seconda volta? Allora, una cosa fondamentale dei sex toys è che ovviamente voi non dovete averceli a casa. Un uomo che ha a casa dei sex toys da usare su una ragazza è strano, molto strano, per un semplice fatto. Allora, tutti quanti avranno visto il film 50 sfumature di grigio e avranno visto che lui aveva a casa una camera con tutti quanti i sex toys. Ora, se io fossi una donna e entrassi in quella camera, la prima cosa che penserei è: quante altre vagine hanno visto questi sex toys? In quante altre se lo sono infilate questi cazzo di cosi? Quindi quello che dovete fare è, se ne parlate già dal primo appuntamento, da subito, potete usarli anche al primo appuntamento se lei è molto propensa o se già li usa. Fondamentale, cioè proprio mettetevelo in faccia, in fronte, il sex toys lo dovete comprare e scartare davanti a lei. Cioè, ha un sigillo, la confezione del sex toys. Questo sigillo va aperto davanti da ragazzo, anche con tanto di scontrino, ok? Deve essere nuovo, intatto, pulito. Lo disinfettate con l'alcol, con, non so, qualsiasi disinfettante appena aperto, lubrificatelo con lubrificante e poi lo usate, ma deve essere chiuso appena comprato. Non fate che vi presentate lì col dildo in mano, perché c'è. Può essere disinfettato quanto vuole, ma è come se ci sono anche dei sex toys per i maschi, ok? Addirittura ce ne sono alcuni che sono dei coni a forma di vagina e voi vi potete segare con questo cono. Ora immaginate se lei si presenta con questo cono a forma di vagina e vi dice: no, no, ma io l'ho disinfettato, l'ho usato con tutti gli altri prima, ci sono tutti quanti sborrato dentro, però io l'ho disinfettato, ok? Immaginate la scena, quindi non è assolutamente una cosa da Aspetta, fare. Quindi mi partiamo. viene in mente sempre, cioè nel caso invece qualcuno, cioè perché se a un certo punto se uno si compra un sex toys, poi ce l'avrà, e cosa fa? Cioè se ne compra uno nuovo per ogni ragazza o c'è un modo, diciamo, Io li tramite... ho. Allora, io li regalo, ok? Quindi Ok. il gioco è questo: compri il sex toys, è una cosa tra la ragazza e il sex toys, quindi lo regali a lei e lei sa che tutte le volte che vi vedete potete usarlo perché è quella cosa in comune che avete che con gli altri magari non aveva, ok? Quindi è il vostro piccolo segreto, poi magari se gli date anche dei nomignoli a questi sex toys, magari anche quando state in mezzo ai suoi amici o ai tuoi o state in giro, potete giocare su questa cosa che soltanto voi sapete il nome del sex toys, tipo che ne so, Gino. Io con una ragazza avevo comprati due, un vibratore e un dildo, e non ricordo bene come si chiama, però uno si chiamava Gino. E quindi io magari uscivo, noi uscivamo in comitiva con altri amici e a un certo punto però magari me ne uscivo davanti a tutti, si chiamava, vabbè, non dico il nome, comincia con la L, il nome di questa ragazza, quindi L, la chiamo per nome e dico: ricordiamoci dopo di andare a prendere Gino perché sennò non può venire con noi. Quindi lei rideva, ma sapeva che cosa intendevo, io ridevo, nessuno sapeva un cazzo e quindi però questa complicità fa sì che vi legate molto di più, quindi una volta che lo comprate, regalateglielo. Può capitare che a volte vi dicano: no, ma io non posso tenerlo perché i miei se vivono ancora con i genitori, non lo so, non voglio che lo scoprano i miei, lo trovano a casa mia madre se pulisce, bla bla bla. In quel caso tenetelo voi e cioè, io per rispetto suo non lo userei con nessun altro, ok? Cioè lo metterei da una parte e al suo, ognuno faccia quello che vuole. Però sì, in generale lo regalate a lei e poi quando vi vedete lo utilizzate e sì, ogni volta che state con una ragazza diversa lo comprate, cioè costano 15, 17, 25 euro. Ora, insomma, non parliamo di certo. Mi Se viene in mente, cioè, se poi lo usate con, cioè, se poi avete diverse ragazze, avete diverse trombamiche, e quindi magari tutte quante vivono con i genitori, quindi li tenete tutti quanti voi, magari, non so, cioè, cercate poi no, di non beh, averli in vista, cioè che se magari aprono l'armadio avete 10 sex toys diversi, con magari i nomi delle etichette delle ragazze, quello magari occhio nel non farsi, diciamo, sgamare poi da una ragazza, magari apre un armadio, ci sono 10 sex toys, uno che magari è il suo e gli altri 9 che sono di altre 9 ragazze diverse, quindi occhio. sì, vabbè, non credo sia il caso di molti, però nel caso in cui dovesse esserci qualcuno che sta in questa situazione, sì, stia attento. E ci può, non lo so, giocateci su, non lo so, fate voi, ok? Queste sono le direttive
generali. Quindi passiamo a mani e lingua. Vorresti sapere come far squirtare una ragazza a letto e creare in lei un ricordo indelebile che la porterà a innamorarsi? Scopri come in Protocollo Niagara, il nuovo mini videocorso su come far squirtare una ragazza e proteggerti da quando fai cilecca. Ricordati che il tuo membro potrebbe tradirti a letto, ma le tue dita non ti tradiranno mai. Accedi cliccando sul link in descrizione fino al 21 dicembre 2022. Hai domande? Scrivi su WhatsApp a uno dei nostri consulenti, anche qui trovi il link in descrizione.